Quasi 3.000 cittadini avevano espresso il proprio voto per valutare i progetti finalisti del bilancio partecipato, progetti finanziati dalla precedente amministrazione che devono essere ancora attuati. Cucchiarini, qual era stato il percorso e che cosa chiedete a sindaco e giunta? È stato un percorso, voglio ricordarlo, partecipato innanzitutto da maggioranza e opposizione ai tempi. Era stato fatto un bel lavoro, anche lungo e articolato, per strutturare un regolamento e un percorso che poi è stato messo a terra col coinvolgimento di tanti cittadini e di tutti i quartieri della città. Abbiamo messo in bilancio di previsione, bilancio 2024-2026, un capitolo preciso per finanziare i progetti del bilancio partecipato, con una disponibilità di 200.000 euro, al quale poi ne abbiamo aggiunti 100, e abbiamo così avviato un percorso d'ascolto che ha visto molta partecipazione da parte della cittadinanza, essendo il primo progetto di bilancio partecipato a Fano, con la presentazione di ben 72 progetti che vedono comunque coinvolti tutti i quartieri della città, ma anche 5 progetti pensati dai più piccoli della città delle bambine e dei bambini. Con questo percorso, al quale è stato affiancato poi quello dell'individuazione della giuria, che noi abbiamo definito giuria popolare, che ha valutato in un percorso questi progetti e ha individuato quelli finanziabili con dei criteri che si sono dati loro, sono stati individuati 14 progetti finanziati e 5 dei più piccoli, cioè delle bambine e dei bambini. Quindi siamo qui oggi insomma, a chiedere, visto che ci chiedono insomma, i cittadini, con che tempi verranno poi realizzati e finanziati, perché in molti casi si trattava anche dell'acquisto di alcune apparecchiature o piccole attività di manutenzione dei quartieri e della città. Per cui ecco, sono piccole cose molto importanti, tanto più preziose perché vengono proprio da un processo di partecipazione condiviso con la città, al quale noi teniamo molto e la città tiene molto. Pannaroni, ma che cosa vi fa pensare che questi progetti non verranno realizzati a breve? Noi ci auguriamo che questi timori vengano fugati velocemente perché purtroppo andando a leggere anche le linee programmatiche non c'è niente sul bilancio partecipato. Noi come Movimento 5 Stelle siamo affezionati, diciamo, questa è una battaglia storica del Movimento 5 Stelle e il grande lavoro portato avanti nella precedente amministrazione dall'assessore Cucchiarini, ma anche molto dal nostro Giovanni Fontana, presidente di commissione, è un lavoro che è stato apprezzato da tutta la giunta comunale perché in maniera bipartisan, tutti i progetti sono stati portati avanti, sono stati votati dalla popolazione, quindi ha avuto un grande successo e effettivamente la gente ha voglia di partecipare. Si parla tanto di partecipazione anche nel programma di chi è diventato sindaco ultimamente, si parla molto di partecipazione anche nelle linee programmatiche, però la parola bilancio partecipato non c'è e questo ci fa molto preoccupare. La gente ce lo chiede davvero che fine hanno fatto i progetti, quando verranno attuati e se verrà riproposto. Noi l'anno scorso era l'anno zero, l'anno pilota, per vedere un attimino se le cifre erano giuste e che successo poteva avere nei confronti della popolazione. Il successo è stato grosso, la voglia di partecipare c'è, la gente sa e conosce quali sono i problemi dei quartieri e ha voglia di farsi portavoce di quelle che sono le problematiche dei vari quartieri. Ci auguriamo che venga davvero portata avanti perché i cittadini lo vogliono e sono rimasti contenti della precedente esperienza.